c'era un signore che non era ebreo, era straniero e quindi non conosceva Gesù, perché Gesù era conosciuto solo da quelli del popolo di Gesù. Eppure lui ha creduto a Gesù, anche sua moglie e tutti i suoi bambini sono diventati credenti in Gesù, anche se erano stranieri, e Dio ha donato a loro lo Spirito Santo. E allora Pietro ha detto: ma io allora devo battezzarli, così anche loro diventeranno amici di Gesù e potranno raccontare agli altri di Gesù, come vi ho spiegato prima. Il battesimo quindi significa diventare amico di Gesù. Gesù è un amico con cui parli, che lo senti molto presente accanto a te e che è nel tuo cuore, ti parla. E tu parli agli altri di Gesù, perché è il tuo migliore amico. Ma avete visto che Cornelio ha scoperto Gesù ed è stato battezzato quando era piccolo o quando era grande? Quando era grande. In molti posti del mondo, ad esempio nella Cina, nel Vietnam, nella Corea, la maggior parte dei battesimi che ci sono in una parrocchia sono di persone grandi, di adulti. Anche in certi paesi del nord Europa, dove ormai la maggior parte delle persone non sono battezzate, la maggior parte dei battesimi che ci sono nelle parrocchie sono di adulti. Invece voi l'avete ricevuto da bambino. Pensate che in certi paesi quando ti battezzi cambia addirittura il nome. Allora oggi vogliamo ricordare il battesimo. Ecco che facciamo la memoria del battesimo, che come vi ho spiegato prima non è solo ricordare così. Oh, la foto, certo avete trovato la foto, avete, vi siete fatti raccontare qualche cosa, che bello, no? Ma è dire: che bello che ho ricevuto il battesimo, sono contento di aver ricevuto questo dono, sono contento di essere diventato amico di Gesù. Nel Vangelo di oggi che abbiamo appena letto, Gesù dice: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate, portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Ecco, cosa vuol dire il battesimo? Gesù che ti ha scelto. Certo, si è servito dei tuoi genitori, no? Che hanno chiesto il battesimo a un sacerdote, quindi si è servito di quel sacerdote, si è servito della comunità cristiana, ma sono tutti strumenti, in realtà l'ha fatto perché lui voleva sceglierti. Il papà, la mamma sono stati solo strumenti di Gesù e lui ti ha scelto per sempre perché ha fiducia in te, perché punta su di te, perché ha bisogno di te per portare il suo amore nel mondo. Ecco cosa vuol dire frutto, il suo amore nel mondo. E poi dice: non vi chiamo servi, ma vi ho chiamati amici. Ecco, come dicevamo prima, Gesù vuole essere tuo amico. All'inizio del capitolo che abbiamo letto oggi, Gesù fa un paragone. Io sono il tronco della vite. Cioè, avete visto com'è fatta la vite? C'è un tronco, poi ci sono tanti rami che vanno di qua, di là, così, e poi ci sono i grappoli, cioè, no? Il tronco è proprio colui che dà la linfa, il nutrimento a tutti i rami, così loro possono portare il frutto. Gesù ti dà la linfa, Gesù ti dà tanto amore, ti dà tanta gioia, ti dà tanta forza. Per esempio, ogni volta che lo preghi, dopo è vero che ti senti meglio, sei felice, hai la pace. Per esempio, quando vieni alla messa, magari qualche volta un po' ti annoi perché sei piccolo, non capisci tutto, però poi sei contento, è una giornata diversa. Quando qualcuno di voi ha sperimentato
la confessione, ora sperimenterete, che avevi proprio quel peccato che ti pesava, è vero? E dopo come ti senti? Ti senti molto più leggero, perché è Gesù che ti ha liberato proprio da queste cose pesanti. Così come quando possiamo stare insieme nella comunità, fare gruppo, tutti questi modi con cui Gesù ci nutre. Ma perché ci nutre? Ecco, perché noi possiamo amare tutti. Allora voi, ognuno di voi diventerà un bel tralcio pieno di bei grappoli d'uva belli, belli pesanti, che viene un buon vino. Uno di voi sarà un nebbiolo, l'altro sarà un barolo, un barbera, la malvasia, l'erbaluce di Caluso. Ognuno, buono, diverso, ma buono, doc, siete tutti doc, eh? Siete tutti doc. Ma mi raccomando, state sempre uniti a Gesù e allora darete dei frutti più buoni. E questo è il senso del battesimo, eh? Vivere questa amicizia che ci è stata donata, continuare a viverla. Il battesimo forse è il sacramento più importante di tutti, eh? Perché è l'inizio di un'amicizia che non finirà mai. Poi gli altri sono come la continuazione, ma quello è quello fondamentale.